certain poor shepherds in fields as they lay. Signore e signori, buonasera! Buonasera a tutti voi qui al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, al tradizionale concerto di Natale di Art Voice Academy. Un applauso straordinario per questa orchestra. Che ci accompagnerà in questa lunga notte di musica. Allora, serata speciale, siamo arrivati a Natale e come ogni anno noi abbiamo così il piacere di farvi sentire le voci dei nostri ragazzi di Art Voice Academy. Allora, grazie intanto per questa serata alla collaborazione del Comune di Castelfranco, per cui vorrei un bel applauso. E non di meno del patrocinio, godiamo del patrocinio della Regione Veneto. Bene, applauso, direi di sì.
Allora, abbiamo sentito le voci di Tommaso Calzavara e di Alice Risolino con questa splendida The First Noel per iniziare questo concerto e questo clima natalizio. Però continuiamo subito con un'altra bellissima canzone, sarà cantata da Maddalena Zecchin e Francesca Pagot. Il titolo della canzone è I Believe I Can Fly. E successivamente ascolteremo un brano dal titolo Christmas Heart, un brano un po' più pop, cantato da Ilaria Zara, da Eleonora Basso, da Silvia Bellemo. Buon ascolto. I believe I can fly.
sometimes, just like snowflakes falling from the skies. Seasons come and go, but everybody knows it's the warmest time, although cambiamo completamente ritmo, lo facciamo con un brano portato al successo dalla celebre Céline Dion e questa sera ce lo canteranno Elisa Campigotto e Giorgia Panzolato, I Met an Angel. I opened the door inside.
adesso continuiamo con due temi natalizi molto tradizionali. Si inizia con Silent Night, sarà cantata da Francesca Loro ed Anna Martorello, e poi Holy Night, sarà cantata da Gaia Sbrissa e Paola Damiani. Poi una canzone decisamente più pop, addirittura direi anche un po' rock. È una canzone che è stata lanciata in occasione di una raccolta fondi, quindi per beneficenza da un collettivo di grandi artisti capitanati da Bob Geldof molti anni fa. La canzone si intitola Do They Know It's Christmas. Sarà cantata da Laura Baratella, Vittoria Maria Gallina, Lorenzo Menegazzo e Matteo Simioni. Peace.
It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we're letting light and we banish shade. Adesso invece vi proponiamo un quintetto vocale. Allora, quest'anno, così in accordo con il maestro Diego Basso, a scuola abbiamo istituito un po' più ufficialmente una materia scolastica per i ragazzi del percorso accademico. Negli ultimi anni frequentano un corso proprio di vocalità d'assieme, oltre al lavoro del coro. E abbiamo costituito un quintetto che vorrei invitare già sul palco e ci presenteranno un brano natalizio a cappella che si intitola The Christmas Song. Dum, dum, dum. Christmas to you. Chestnut roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir and folks dressed up like turkey and some mistletoe help to make the season bright.
the clouds is on his way, his way. Tis for the Lord of joys and goodies on his way. And every mother shine is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. So I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways. Formazione corale. Adesso una canzone tratta dal repertorio dello Zecchino d'Oro, Una notte senza età. Il Children Choir con Una notte senza età. Pochi anni, il Natale dietro i vetri bussa già. Ancora due bellissime voci, quella di Omar Venturin e di Alice Risolino, che ci faranno ascoltare una versione swing di White Christmas. Sentiremo poi Frosty the Snowman, cantata da Lorenzo Menegazzo e da Matteo Simioni, e poi un brano meraviglioso e molto dolce che si intitola His Eye is on the Sparrow e ce lo canteranno Cristiana Antoniani e Anna Martorello.
The snowman was a jolly happy soul. With a com-com pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the snowman, he's a fairy tale they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic here. That old top hat they found. For when they placed it on his head, he began to dance around. Frosty the snowman was alive as he could be. And the children say he could laugh and play just the same as you and me. Thank you.
snowman, a fairy tale they say. His name was Snowman, but he came to life one day. There must have been some magic here. Top at the top. Magic in the land. They placed it on his set. He began to dance around. Frosty the snowman knew the sun was out that day. So we say, let's run and we have some fun. Now before I melt away. Frosty the snowman had to hurry. Me is I.
La musica continua, ascolteremo ora Happy Christmas dalle voci di Niccolò Gobbo, Anna Benetello, Sara Signor, Angelica Tessari e Lorenzo Checchin. Sentiremo poi una bellissima versione di Lulei Lulei, una bellissima ninna nanna portata al successo da Annie Lennox, dalle voci di Gaia Sbrissa e di Lara Campos, accompagnate anche dal coro Golden Bliss. E poi sentiremo da tre giovanissime voci, quella di Sara Signor, Gioia Rizzello e Federica Manfredo, una bellissima versione di Do You Wanna Build a Snowman? And so this is Christmas. What have you done? Another year over, and a new one just begun. So this is Christmas. I hope you have fun. The new and the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas. Oh,
to preserve this day. This poor youngling of whom we do sing, bye bye, lule, lule.
Bene, e adesso abbiamo non una solista o due soliste, ma abbiamo un coro. Abbiamo le Golden Bliss, una realtà di Art Voice Academy molto particolare, perché, come magari qualcuno saprà, è una formazione corale che esiste tendenzialmente, maestra Claudia, da quanti anni, diciamolo? 13 anni, ecco, erano le bimbe del choir, del children choir, le bimbe piccole che sono cresciute e non hanno assolutamente voluto smettere di cantare assieme, quindi da qualche anno si sono date anche un nome, si chiamano Golden Bliss, così molto scintillanti. Questa sera ci propongono una carol, una melodia natalizia tradizionale. Un pensiero magari particolare va al fatto che la linea melodica con cui è stata costruita questa canzone è di una vecchia canzone ucraina, una canzone di Natale ucraina. Quindi magari un pensiero è doveroso in questo senso. L'ascoltiamo con il cuore, Carols of the Bells. Sweet silver bells all seem to say, throw cares away, Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, ding dong, that is their song, meet joyful ring, go caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, feel in the air, oh, holding bound, praising the song, well and dear, tell in the tale, gaily the ring, why people sing songs of good cheer, Christmas is here. Cheer from everywhere, feel in the air, oh, holding bone, praising the song, holding the tail, telling the tale, gaily the ring, while people sing songs of good cheer, Christmas is here, merry, 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 merry Christmas, merry, 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 merry Christmas, born on the sand, on without end, dear joyful tone to every home, born on the sand. Adesso invece abbiamo un brano cantato invece da piccole soliste, le bimbe che stanno già frequentando le lezioni individuali di canto, ed eccole, le abbiamo, si stanno avvicinando al palco, canteranno una canzone tradizionale, Hark the Herald Angel Sing. Cantai angeli nel cielo tra le stelle.
Di un classico di Natale che non poteva mancare in una serata così. Parlo di Let It Snow e lo ascolteremo dalla voce di Lorenzo Checchin e di Mattia Baldì. A seguire sentiremo uno standard jazz, Sleigh Ride, dalla voce di Marta Piras e di Sofia Monicella. Is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. And it doesn't show sign of stopping, and I promise soon come for popping. Lights and turn away down low, let it snow. Good night, our hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my team we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow and snow. Song of a winter fairyland. Our cheeks are nice and rosy, and comfy cozy are we. We snuggle up together like two birds on the feather we be. Let's take the road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather.
the show. We're riding in Wonderland of snow. Giddy up, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy and cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take the road before us and sing a chorus or two. Piccola formazione di piccoli cantanti, adesso abbiamo il Teen Squire con una canzone tratta dalla colonna sonora di un film d'animazione molto bello che parla di Natale, che è Polar Express. Accogliamoli con un bel applauso, sti ragazzi. Ci canteranno questa bellissima canzone che si intitola When Christmas Comes to Town. I guess the Santa's busy, 'cause he's never come around. I think of him when Christmas comes to town. The best time of the year, when everyone comes home, with all this Christmas cheer. Bye.
Christmas. Una canzone che è portata al successo come colonna sonora di un film molto famoso tra chi ama il genere, Sister Act 2, mi sembra, vero? I ragazzi sanno esattamente. Ovviamente è un brano che trae origine da un tema di Beethoven, quindi c'è qualcosa anche di molto colto dentro. Ragazzi pronti? Joyful, joyful! Hail the instant sun.
Grande energia, grazie ragazzi. Buonasera, buonasera a tutti, buon Natale. E adesso vorrei chiamare qui con me una persona che vuole con la sua associazione far sì che i ragazzi possano cantare, ma non solo cantare, poi ci sono altri progetti che stanno facendo. E qui perché questa persona? È qui perché questa sera abbiamo una borsa di studio da consegnare, una borsa di studio che è stata preparata durante le audizioni, sono state fatte durante i mesi di maggio, di giugno, sono arrivate oltre 100 ragazzi da tutta Italia, ne abbiamo selezionati 18 che abbiamo ascoltato in Art Voice, di questi 3 sono andati al Parco della Musica e perché poi sono stati selezionati da Red e Roby per dare una borsa di studio a una ragazza, poi adesso ve la presenteremo. Quindi vorrei con me sul palco Tiziana Giardoni d'Orazio. Eccola qua. Tiziana, grazie per essere qui con noi questa sera e grazie a nome di tutti i ragazzi e di tutti quelli che sotto sta portando avanti questo progetto che ha voluto Stefano. E quindi ti lascio anche il microfono per fare un saluto e per dire due parole. Grazie, grazie a voi. Io devo ringraziare comunque in primis te, Diego, per quello che stai facendo, perché è veramente un lavoro importante quello che stai facendo. Io ti ringrazio tantissimo perché si è scelto anche di proseguire questo progetto e lo stiamo facendo insieme, e perché mi hai dato anche degli stimoli importanti, questo è fondamentale. Poi devo fare un ringraziamento speciale, vorrei farlo a questi ragazzi, scusate se vi do le spalle, vi voglio ringraziare perché portare avanti questo sogno, il vostro sogno, i vostri progetti è molto importante perché è un percorso difficile, a volte, delle volte magari ci si stanca anche, però voi state facendo un lavoro pazzesco, importantissimo, siete tutti molto molto bravi e veramente la vostra voce la vostra arte ci scalda veramente il cuore. Siete veramente dei ragazzi speciali. Grazie a voi, di cuore. Allora adesso presentiamo la ragazza che è stata selezionata appunto a Roma, al Parco della Musica, nella serata in ricordo a Stefano D'Orazio, dove c'erano tantissimi amici. E c'è stato veramente qualcosa di bello e di grandioso e che Stefano sicuramente ha apprezzato, perché Stefano c'è, noi tutte le sere nel concerto, nel tour con Roby, no? Tu sai bene che gli dedica un applauso perché dice, e Roby dice perché lui lo vuol sentire. È incredibile quanto ha amato e quanto ama ancora Stefano. No, la ragazza che è stata scelta per quest'anno e che è qui con noi è Paola Damiani, eccola qua. Paola viene da Bergamo, quindi viene in Art Voice da Bergamo, si fa un po' di strada, ma Paola sembra, c'è una voce che dite, ma questa ragazza quanti anni hai Paola? 15. Paola 15 anni. Ecco Tiziana, se vuoi consegnare il premio. Ecco Paola. Lei starà in Art Voice un anno, sarà qui con noi un anno per poi, insomma, deciderà se restare, se andare, ma intanto un anno che è stato offerto dalla Fondazione Stefano D'Orazio a Paola Damiani. Grazie, Tiziana, grazie ancora. Grazie ancora
Grazie. Vorrei qua con me per un saluto il sindaco, il vice sindaco e l'assessore alla cultura del comune di Castelfranco Veneto. Allora, con questa sera, ufficialmente, caro sindaco, stasera iniziano i festeggiamenti per i 20 anni di Art Voice Academy. Grazie Diego, buonasera a tutti voi, da parte mia, da parte della città di Castelfranco Veneto. Ripercorro un po' questi ultimi 7 anni, 7 anni in cui io sono sindaco, e questo percorso che abbiamo fatto a braccetto, città di Castelfranco Veneto e Art Voice Academy. Un percorso che ci consente ormai di avere un po' di familiarità anche con i tuoi orchestrali, qui siamo in tanti, ne vedo tanti, tante facce ormai familiari, e quindi grazie a voi storici e grazie... E grazie anche al rinnovamento che c'è in Art Voice, perché vediamo crescere giovani talenti. In 7 anni ho visto crescere bambini che oggi cantano molto bene, sono maturati e hanno sicuramente dei talenti che siete stati in grado di mettere in evidenza. Però vedo che siamo cresciuti, che si va avanti e che c'è interesse rispetto alla tua accademia, e questo soddisfa il sottoscritto e lo rende orgoglioso. Così come orgoglioso delle sperimentazioni che abbiamo fatto. Perché grazie a Diego Basso, a Castelfranco, abbiamo avuto talenti come Steph Barnes, Griminelli, che l'abbiamo premiato con il radicchio d'oro. Oggi ricordiamo Stefano D'Orazio con la moglie qui, che ringrazio veramente della sua presenza qui in città. E quindi Castelfranco, attraverso te, la tua accademia e la vostra arte, va sempre ben oltre i confini nostri. Grazie. Art Voice Academy, grazie perché amate la città di Castelfranco Veneto, ma grazie soprattutto per essere un'eccellenza del nostro territorio. A volte si dice che con la musica si bypassano tante parole ed è proprio così. Tu riempi il teatro, riempi la piazza, ma soprattutto scaldi i cuori. Grazie soprattutto a tutti voi perché siete una fonte inesauribile, una gioia immensa, carica di emozioni. Grazie. Io mi unisco ovviamente ai ringraziamenti al maestro Diego Basso, ma soprattutto alla costanza e all'impegno di questi ragazzi, con l'auspicio che possano sicuramente raggiungere il proprio sogno. Non mi resta che ringraziarvi e farvi un augurio di buone feste di cuore. Grazie veramente. Bene, grazie a tutti voi. E noi allora abbiamo fatto questo brano Joyful Joyful, però vogliamo chiudere questa serata continuando con Sister Act. Since he touched my heart.